Che caos. Ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel caos. Ormai tutti i miei video iniziano così. Esatto, perché come vedete c'è di tutto. Qui c'è la pistola con cui ho spruzzato il prodotto alle pareti, qui c'è un prototipo di una taglia piastrelle, ci sono le attrezzature ancora da posizionare e sto ricevendo una marea di scatoloni da aprire per poi appendere, posizionare, provare. E per colpa di questo Covid mi tocca arrangiarmi senza potervi chiamare qui per fare una bella festa tutti assieme e magari tutti assieme sistemare un po', dare un tocco di personalità a questo posto. Senza parlare del fatto che c'è Giacomino che aspetta il suo lettino, ma il lettino è ancora qua. E credetemi, oltre a quello ho una montagna di altri progetti che vorrei realizzare da portarvi nel canale, ma per un motivo o per l'altro mi manca sempre qualcosina oppure quell'aiuto qui che mi faccia partire la stampa del progetto che ho preparato, che mi sistemi una cosetta che avevo già provato ma andava modificata un po', cioè quel famoso aiutante che qui ancora non ho trovato. Ad ogni modo, visto che so che siete maniaci dell'ordine e vi piacciono gli unboxing, io oggi devo mettere ordine e aprire degli scatoloni che mi sono arrivati. Quindi ecco quello che faremo oggi in questo video. Tra l'altro, la maggior parte dei prodotti che devo aprire sono oggetti, attrezzature che ho acquistato durante il Prime Day. Perché mentre cercavo le offerte da pubblicare nel mio canale Telegram, che se non seguite trovate il link sotto in descrizione, dove pubblico le offerte vere, faccio sempre due verifiche prima di pubblicare l'offerta, cercando quindi queste offerte ho trovato alcune attrezzature che volevo acquistare e ne ho approfittato. Tra l'altro alcune le ho già utilizzate perché mi servivano e soprattutto per... dopo vedrete. Prima però lasciatemi dare il benvenuto ai nuovi Patreon presenti nel Patreon Wall. Aspettate che me li sono segnati, quindi benvenuti ad Alberto, Marco, Leonardo, Luca, Antonio, Andrea, Maurizio e Matteo. Tra l'altro Alberto e Marco sono entrati a far parte dei Patreon con il nuovo abbonamento che ha messo a disposizione Patreon, cioè un abbonamento annuale. Voi direte: mamma mia, questi qua hanno pagato un anno. Sì, ma potete scegliere sempre voi la cifra. Tra l'altro, come ogni mese parteciperanno anche loro quindi al contest mensile come tutti i Patreon, ma soprattutto, e questo lo dico a bassa voce, riceveranno il pensierino che ho sempre inviato a Natale. Quindi grazie ai Patreon, grazie a tutti coloro che vorranno entrare anche loro a far parte della pagina Patreon e perché no venirmi a trovare. Però adesso direi di partire dall'ordine. Qui dobbiamo mettere ordine. Come? Togliendo di mezzo le attrezzature che non ci servono, che sono qui in mezzo al nulla, e posizionando invece le altre attrezzature come nel layout che mi avete suggerito di utilizzare nel famoso video in cui abbiamo simulato il laboratorio con la realtà aumentata. Se vi siete persi questo video ve lo lascio qui in alto nelle schede. Ma ora direi di non perdere altro tempo, iniziare a spostare la roba che non serve e me medesimo iniziare a spostare tutto il resto. Bene, ora ho tolto il più grosso, posso già cominciare a posizionare le attrezzature anche seguendo i vostri consigli che mi avete lasciato sotto quel video della realtà aumentata. Che ora c'è un lapsus, non era realtà aumentata, era realtà virtuale. Esatto, finalmente l'ho detto. Solo che non ricordo com'era il layout 2, quindi andiamolo a vedere al PC così almeno abbiamo le idee chiare. Allora, banco sega al centro, compressore qui con la bordatrice qui, CNC, aspiratore, banco frese, pialla e sega nastro tutto a muro, ok. CNC, aspiratore, banco fresa, pialla, ricordatemelo. Ok, quindi via la corrente per ora. L'aspiratore andava qui. Il banco fresa subito. Questo è un bel banco fresa. Pesante. Tra l'altro
Quanti di voi non hanno visto il video di questo banco fresa? Ah? Ve lo lascio anche questo in alto nelle schede, dai. Non ci arrivo con il filo. Zio Billy. Devo tornare di là. Oh, mannaggia! Che altro c'era dopo? Era la pialla. E allora no, era meglio dall'altra parte. Che palle. Ok, è arrivato il momento della CNC. Che purtroppo ancora non ha una base sua, ma ragazzi, tranquilli, anche per questo ho un progetto che arriverà. Ma il traspallet, se non lo porto, non arriva. Ok, ora che ho liberato la CNC, posso anche posizionare la bordatrice, che da come avevamo detto andava qui. Esatto, qui c'è lo spazio anche per girare lì attorno. Fantastico, sta prendendo forma come nella simulazione. Allora, questa andava lì e qua ci andava la pialla, anche se la pialla vicino all'angolino non è che si sposi poi tanto. Vabbè, vediamo, perché alla fine il vostro suggerimento era quello di fare il mix tra più layout. Quello che vi piaceva di più in assoluto era il layout numero 2, quello che stiamo applicando, ma alcuni di voi suggerivano di utilizzare anche piccole parti del layout 1 o del layout, no, del layout 3. Non piaceva nulla a nessuno, mi sembra. Ad ogni modo, mi sa che la pialla potrebbe rimanere vicino al bianco sega, ma bisogna capire un po' con gli spazi quanto ne rimane dopo che abbiamo messo il banco da lavoro. Prima però sposto questa. Qui in futuro ci posso mettere una stufa a legne, visto che ho il camino, ma ancora non l'ho trovata. Ora, compressore. Questo c'ha le ruote, potrei anche spostarlo dove voglio. Manca solo il banco da lavoro, che però è dall'altra parte perché l'ho utilizzato l'altro giorno per tagliare le piastrelle mentre stavo facendo il bagno, quindi andiamo a prenderlo. Ragazzi, tutto sembra aver preso un senso. Questo qua forse un po' più in là ci starebbe meglio. Ad ogni modo, ragazzi, ora bando alle ciance e andiamo a prendere il primo scatolone da aprire. Tra l'altro è anche uno scatolone che non potrò tenere, ma dovrò rispedirlo. Adesso vi spiego di chi è. Eccolo qua. Eccolo qua. Compressore da parete ABAC XPN 015. Come mai ce l'ho e come mai lo devo rispedire? Ve la faccio breve. Seguo da tempo il canale YouTube di Nanna Garage, anzi lo seguo da quando l'ha aperto, e ci sono rimasto malissimo quando ho visto quel video in cui diceva che gli avevano rubato tutta l'attrezzatura, soprattutto perché ho pensato se rubassero tutta la mia attrezzatura. Quando ha iniziato a raccimolare un po' di soldi per ricomprarsi l'attrezzatura da laboratorio, ho detto: cerco di aiutarla in qualche modo, in quel che posso. Così ho chiesto ad ABAC se erano disposti a fornirmi un compressore per darlo a lei e darle quindi la possibilità di portare avanti il suo progetto. ABAC ha gentilmente accettato, anzi mi ha mandato pure questo compressore da inviargli, e io però ho detto: aspetta Giovanna, non l'ho mai visto, cioè lasciamelo almeno adocchiare un po', guardare, perché sono curioso. Quindi lo apro, te lo rispedisco e poi siamo amici come prima. già lo so, non riuscirò più a rimetterlo nella scatola e me ne pentirò di averlo voluto vedere. Eccolo qua. E questa è la base per appenderlo a parete. C'è pure il soffietto all'interno e i tasselli per appenderlo al muro. In poche parole, va posizionato qui e una volta che lo abbiamo attaccato alla corrente elettrica, abbiamo acceso il compressore, quando chiederemo dell'aria, questo si accenderà per fornirci aria diretta. Non penso abbia un mini serbatoio all'interno,
Ad ogni modo è molto carino e sicuramente molto utile, soprattutto in un'officina meccanica, più che una falegnameria. Non ne ho idea, forse potrebbe essere. ABAC sarebbe utile anche nel mio laboratorio, che ci ho provato. Io però sono curioso di sentirlo acceso. Niente male, niente male. E ora lasciatemi questi 5-10 minuti che mi serviranno per rimettere tutto com'era. Ad ogni modo, se siete interessati al compressore o almeno alle specifiche tecniche che io non ho ancora letto, vi lascio sotto in descrizione il link così potete dare un'occhiata e poi capire se può esservi utile. Ad esempio, così dalle informazioni che vedo, potrebbe essere utile per sparare chiodi con la chiodatrice, verniciare a spruzzo e ovviamente il gonfiaggio delle gomme. Oh ragazzi, incredibile, sembra che io ci sia riuscito. Sì, fantastico. Ad ogni modo, vi lascio anche il link sotto in descrizione del canale di Giovanna, cioè di Nanna Garage, nel caso non lo sappiate che esiste. Nel caso non l'abbiate già seguita, nel caso... il link. Che cacchio ci fa questo per terra? Deve essere caduto. Ne approfitto per ricordarvi che è disponibile il nostro libro Making, i 9 pilastri del fai da te moderno, in cui vi spieghiamo le tecniche base per cominciare però a progettare, a utilizzare le attrezzature di falegnameria, di saldatura, le tecniche di resina, di stampa 3D, lavorazione CNC, Arduino, cemento, cioè tutto quello che concerne al fai da te moderno. Lo metto qua, speriamo non cada un'altra volta. E adesso vado a prendere l'altra scatola. Questo è uno dei tanti acquisti che ho fatto durante il Prime Day che mi serve sia così com'è, sia in un progetto che sto sviluppando assieme a Mirko. Sega circolare, Bosch Professional, qualcosa comunque di semplice, senza binario, senza grandi aspettative, perché come vi ho detto lo scopo principale di questa serga è entrare in un progetto e comunque volevo un qualcosa che fosse performante. Bellissima, bellissima ragazzi. Vediamo un po' gli accessori in dotazione. Ovviamente l'attacco per l'aspirazione che, come al solito, se ricordo bene, esatto, attacco per l'aspirazione che solitamente è totalmente differente da qualsiasi tubo di aspirazione esista in commercio. Quindi non abbiamo poi mai la possibilità di collegarci realmente con un tubo dell'aspirazione. Ma per questo, oddio, non per questo, però all'interno del corso Fusion 360 ho spiegato come crearsi poi un adattatore per qualsiasi aspiratore, qualsiasi accessorio, e quindi potete attaccarvi a qualsiasi aspiratore. Per farvi un esempio, guardate qua. Qui mi sono creato l'adattatore per l'aspirazione per questo tubo attaccandolo al banco Sega, e qui un bivio. Ovviamente uno l'ho tappato perché mi serviva più potenza, su questo qui senza il ciclone separatore non c'è potenza e quindi comunque avete visto. Tornando a questa sega, quali sono le sue particolarità? Allora, ha una potenza di 1400 watt, una capacità di taglio, togliamo questa, che va a 70 mm d'altezza, eccola qui, 0,70, e inclinandola a 45 gradi arrivo a 50 mm di profondità, quindi di capacità di taglio. Mi sembra un ottimo strumento, basilare, perché non è tutta questa tecnologia, ma a me bastava questo. Ovviamente anche di questo vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Avanti col prossimo. Il prossimo è veramente enorme, ma leggero. E questo lo devo appendere in ufficio. E voilà. Una lavagna intera. E voi direte, che c'è di strano se è intera? No, perché mi aspettavo che arrivasse danneggiata. E niente, direi che è arrivato il momento di appenderla, perché
Ne ho proprio la necessità. Non so ancora dove appenderlo, se qui dietro o lì a fianco, ma lì non so se ci sta. Vediamo. Allora, qui ci starebbe, ma quando faccio live o chiamate via Skype vedrebbero tutto ciò che ho scritto e non è il massimo. Qui vediamo un po', ci starebbe, ma se devo scrivere mi rompo le scatole con il divano. Potrei ruotare il divano. Che dite? Ok, ho trovato, ma devo spostare un po' di roba. Torno subito. Diciamo che dovrei fare ancora un bel po' di robe, tipo qui ci può stare un mobiletto, lì ci deve essere sicuramente un mobiletto dove metterò in carica batterie, la telecamera, quant'altro. Abbigliamento che c'ho ancora nel divano, quindi ragazzi mi sa che anche qui un bel po' di progetti ne usciranno. Visto che ci sono, ne approfitto anche per farvi vedere qui cosa ho acquistato durante il Prime Day e che ho già installato, come ad esempio questo NAS. Questo era un mio vecchio NAS fai da te, semplicemente un case dove ho inserito tutti gli hard disk in cui scaricavo i filmati, e adesso ho un NAS serio, nel senso qua hard disk, lì NAS. Ma la cosa di cui sono più felice è aver acquistato questo mouse. Questo è una figata pazzesca, si chiama MX Master 3 for Mac, non so dirvi se è solo per Mac, in teoria no. Però è una figata pazzesca, ne sono letteralmente innamorato. Anche di questo vi lascio il link sotto in descrizione. Io lo utilizzo moltissimo sia per la progettazione con Fusion, ma anche con Final Cut. L'editing favoloso, favoloso. Questo è il premio dei Patreon del mese di ottobre. E poi, ah, questa. Niente più freddo adesso che c'è questa. Tac, accensione, la gestisco via smartphone anche da casa, se ad esempio non vengo in capannone la spengo da casa, se invece vengo in capannone è programmata che si accenda agli orari in cui sono qui. Spettacolare. E comunque direi che ora l'ufficio messo così sembra anche più carino. La lavagna la fa molto professionale, ci dovrò scrivere un po' di cazzate e poi iniziare a scrivere le cose serie. Ma torniamo di qua che ho altra cosa da sballare. Su questi sarò anche abbastanza veloce perché bene o male sono un caricabatterie e del materiale da lavorare, che questo materiale qui verrà ad aiutarmi a lavorarlo un Patreon. Non vi anticipo nulla ragazzi. Metallo. C'è ancora una scatola però. Zio Billy, togliamo sta roba qui. Questa scatola, vi dico la verità, non me l'aspettavo, o almeno non me l'aspettavo in questi tempi, perché è arrivata veramente velocemente da quando avevamo preso l'accordo con chi me lo doveva spedire. E allora strappiamo. Ah, ok. Si era incollato. Ok. E voilà, Snapmaker, la versione 2.0 ragazzi, la versione 2.0, wow, questa mi interessa veramente, sono veramente curioso di vedere quali upgrade hanno fatto alla versione 1, eccolo là. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui in alto nelle schede, non mi aveva entusiasmato poi tantissimo, anche se la parte strutturale era veramente fatta bene. Qui abbiamo due stickers e un libro tutorial per tutto, per quanto riguarda laser, per quanto riguarda stampa 3D, per quanto riguarda tutto ciò che è necessario sapere prima di utilizzarla, anche perché vi spiegano come assemblarla. Ed è un bel libretto, fatto bene. Ragazzi, mi sa che qui ne uscirà un video dedicato, sì, perché qui
ci sono pezzi a non finire. Bene ragazzi, quello era l'ultimo scatolone, vi anticipo già che me ne stanno arrivando altri, ma non penso di mettermici a fare unboxing anche ancora. Al massimo vi parlerò direttamente di quello che mi arriva, video per video. Dai, adesso abbiamo una bella zona di lavoro, io vorrei avervi un po' più presenti nel laboratorio, però adesso con le nuove direttive, anche quella che ha detto il nostro ultimo presidente Giuseppe Conte, cioè Makers at Work, bisogna capire come cavolo si possa fare un incontro, un qualcosa assieme. Vabbè, cercheremo di capire man mano che passa il tempo. A me non resta che salutarvi, vi invito a guardare questo video se ve lo siete persi e se l'avete visto sono sicuro che non l'avete finito di guardare, altrimenti non vi apparirebbe qui. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto oppure ad entrare a far parte dei Patreon e io vi do appuntamento a sabato prossimo perché ogni sabato c'è il video di Matley, l'artigiano digitale di YouTube Italia. Ciao makers!